Riccardo Cucchi, a margine del premio Bearzot assegnato ad Allegri, parliamo un po' della stagione che sta per terminare il nostro campionato. La parte della Juventus, che è stata la grande dominatrice, la grande delusione qual è? Il Napoli? Ma io direi Milan, mi permetto di dire, perché il Napoli ha fatto la sua parte almeno fino a un certo momento e ha cercato di essere alternativo alla Juventus così come la Roma, ma non ci aspettavamo, diciamo, un Milan, almeno io non mi aspettavo un Milan sempre fuori dai giochi. Immaginavamo che la formazione rossonera avrebbe potuto nel corso della stagione dire qualcosa di più. Vedere malinconicamente la squadra rossonera in quella collocazione di classifica ci dice che evidentemente è finita un'era, è finita un'epoca e che sarà molto difficile ricostruire. Ecco, quando potrà ripartire la vera grande era del Milan? È molto difficile prevederlo, perché naturalmente ci sono, oltre ai problemi tecnici di rifondazione di una squadra che ha bisogno di contenuti e di valori tecnici che oggi non ha, evidentemente c'è tutto il meccanismo legato alla cessione presunta o reale, lo vedremo, della quota maggioritaria della famiglia Berlusconi, che naturalmente pone un grande interrogativo sul futuro della società rossonera, che è stata, a proposito del premio di Allegri, come sappiamo, dominatrice per molte stagioni in Italia. Vedere il Milan così lontano dal vertice dice evidentemente delle grandi difficoltà, difficili da superare nel prossimo immediato futuro. A proposito della Juventus, gli acquisti che potrebbero essere messi a segno da parte dei bianconeri inducono a pensare che la Juventus dominerà ancora per molti anni in Italia, potrebbe farla anche in Europa? Beh, intanto uno importante lo ha già messo a segno, perché ieri Dybala, come sapete, è stato dato a Palermo. Credo che sia un acquisto straordinario, non soltanto per l'età del calciatore, 22 anni, ma anche per i valori morali di Paolo Dybala, che è una persona per bene, un ragazzo molto serio, con margine di crescita straordinario. Un attaccante del futuro, la Juventus lo ha individuato. Pare che non sia solo questo il colpo che Marotta ha in serbo. Credo che sia molto difficile per le altre riuscire ad essere competitive con la Juventus, credo che sarà un'impresa difficile per molti anni. Tra Cavani, Falcao, Van Persie, chi si immagina la Juventus il prossimo anno? Io immagino Cavani. Ho una sensazione, solo una sensazione, voi siete una TV che si occupa di mercato, quindi volete notizie, non è una notizia, è una mia sensazione.